Ciao ragazzi, allora come vi avevo detto, volevo vedere un po' insieme a voi UTLive, il tool per il traffico di FlightOne. Allora, una volta che voi avete installato il sito della FlightOne, il programma per l'installazione, avete effettuato il pagamento, eccetera, praticamente quello che avrete installato è esattamente questo qua, ovvero questo programma qui. Una volta che voi lo lanciate, avrete la possibilità di effettuare alcune modifiche e verificare alcuni settaggi del programma stesso. Allora, come vedete, questa qui è una beta, quindi in realtà il programma è funzionante, non dà problemi, almeno a me, però la versione veramente definitiva probabilmente deve ancora essere lasciata. Allora, qui praticamente avete Current Active Flight Simulator, selezionate il vostro simulatore, io ho selezionato Prepared DV4, Flight Simulation, beh, qui io devo dirvi la verità, queste cose sinceramente non le ho mai utilizzate, probabilmente perché si può provare una simulazione di quelli che sono i traffici. Allora, proviamo a vedere un po' insieme, diciamo che ci mettiamo a... Ok, Roma. E cerchiamo Fiumicino. Eccoci qua. Proviamo a vedere le partenze. Boh, vediamo cosa succede. Salviamo i settaggi. Vediamo cosa succede. Premendo questo pulsante, vi dico la verità, non l'ho mai utilizzato, quindi sono abbastanza curioso di vedere che cosa succede. Oh, io non vedo niente. Forse questa cosa va utilizzata in realtà col simulatore. Vediamo un po'. Flight map. Ah, ok, ecco qua. Praticamente qui vediamo la simulazione di quello che sarebbe oggi alle 10:16 Zulu, quindi stiamo parlando di orario GMT, che sono le 11 e un quarto locali. Praticamente qui vediamo quello che noi vedremo sul simulatore a quest'ora. Possiamo anche vedere lo status board di Fiumicino, in cui abbiamo appunto tutti i voli con le varie destinazioni, la compagnia di bandiera, eccetera. Ok, vediamo se possiamo fermare questa simulazione. Setup. Vabbè, probabilmente chiudendo il programma poi si chiuderà tutto. Allora, qui abbiamo le statistiche, anche questa cosa qui non l'ho mai utilizzata. Vediamo un po'. FG, vediamo un po' sempre. Anzi, vediamo Alitalia, va. Che è la nostra compagnia di bandiera. Allora, Alitalia, eccoci qua. Vediamo un po' cosa ci fa vedere. Vabbè, c'ha i suoi tempi, ovviamente. Io poi non è che il mio PC sia particolarmente performante, quindi vediamo. Daily Alitalia. Ah, guardate che ficata. Praticamente ci fa vedere quelli che sono i voli dall'Italia e quali sono appunto le probabilmente destinazioni raggiungibili. Insomma, ci sono tante statistiche interessanti. Poi qui ecco la configurazione. Allora, per quanto riguarda il simulatore, qua voi decidete quanti traffici volete o non volete rappresentati nel simulatore. Allora, siccome il programma è abbastanza leggero e i modelli che sono compresi per i traffici sono fatti molto bene, anche leggeri, io praticamente cosa ho fatto? Ho inserito 100% per quanto riguarda i voli di linea e per quanto riguarda i voli di aviazione generale il 10%, anche perché io simulo praticamente sempre solo voli di linea, quindi a me sinceramente non frequentando aeroporti piccoli, ecco che gli aerei di aviazione generale mi interessano poco. Per quanto riguarda poi, ecco, per esempio le livree, vediamo un po'. Vabbè, qua ci sono gli shortcut per poter
poi comunque poi li vediamo da dentro al simulatore. Qua possiamo anche decidere di dare un target, ovvero che se il frame rate scende oltre questa cifra, lui praticamente automaticamente comincerà a toglierci dei traffici per aiutarci a tornare sui livelli ottimali. Ok, qua potete scegliere appunto di installare questo add-on all'interno dei vari simulatori. Allora, per quanto ne ho un attimo qui sulla configurazione. Allora, qua praticamente voi cosa potete fare? Potete decidere di visualizzare gli aerei che sono le livree associate ad ogni compagnia. Per esempio, se noi andiamo su, proviamo una compagnia che è abbastanza sconosciuta, o quantomeno non dico sconosciuta, ma piccola, tipo Volotea. Vediamo se riusciamo a beccarla. Perché Volotea, eccola qua. Abbiamo l'Airbus A319 che viene visualizzato come Airbus A319 Default City of Seattle, perché probabilmente non esiste la livrea per questo tipo di aereo. Ora, se voi avete dei modelli vostri installati, potete semplicemente andare qua, lui farà vedere tutti gli aerei divisi per fabbricante. Nel caso in cui ci siano diversi pacchetti di volo, pacchetti di texture da vari, diciamo, fornitori di traffici, di modelli di traffico AI, come vedete io qua ho FAIB Airbus, cioè, ma ne ho tanti anche perché ho installato il pacchetto completo, il grande lavoro che è stato fatto su volo virtuale per quanto riguarda appunto i traffici, i modelli di traffico AI. Comunque, insomma, io queste cose non le ho toccate anche perché, ripeto, mi sembra abbastanza completo così com'è. Ok, quindi comunque adesso noi chiudiamo e andiamo a lanciare il simulatore. Allora, io uso Active Sky, che uso abbinato con Aska, e lanciamo il nostro Prepare 3D. Ora dovrete avere un po' di pazienza, visti i tempi di caricamento. Allora, come vedete qui compare questa iconcina Ultimate Traffic Live, vuol dire che il simulatore sta caricando questo add-on. Prima volta che voi lo lancerete vi verrà la solita richiesta: volete caricare l'add-on perché Ultimate Traffic Live usa le ultime metodologie di installazione che Lockheed Martin ha inserito grazie a Prepare 3D. Ok, veniamo al simulatore. Allora, per quanto riguarda le mie opzioni, intanto direi che ce ne andiamo a Fiumicino, che è un aeroporto abbastanza grandicello. E ci mettiamo in un gate abbastanza perso, tipo, boh, andiamo qua. Ok, per quanto riguarda le opzioni, display, allora io terrò Unlimited. Col V-Sync off, triple buffering off. Ok, allora utilizzerò come anti-alias, essendo giorno e non avendo quindi l'uso delle luci dinamiche, il 4x super sampling con l'FXA off. Perché ho messo V-Sync off, triple buffering e unlimited? Perché sto testando una configurazione di cui magari vi parlerò per quanto riguarda Inspector, quindi voglio fare questa prova. Come vedete, io ho autogen veramente basso, ma questo è purtroppo a causa della mia CPU che è abbastanza scarsa. Però tutto quanto, luci dinamiche, insomma, più o meno, ripeto, come luci, eccetera, come reparto scheda video, avendo una GTX 1060 da 6 giga di memoria VRAM, sono tranquillo per quanto riguarda ombre, eccetera, proprio tutto quello che riguarda il terreno, l'autogen che mette in crisi il mio sistema, quindi per me va bene così. Bene, prima di lanciare i simulatori voglio far vedere un tool che ho scaricato, è gratuito e si chiama AI Traffic Monitor, che ora vi faccio vedere qui. AI Controller V2 è un tool che serve praticamente per far gestire i traffici in maniera più diciamo ponderata al simulatore, quindi voi potete dare delle istruzioni in più al simulatore affinché i traffici, per esempio, seguano le SID, seguano le STAR, abbiano un certo distanziamento in atterraggio, scelgano una pista piuttosto che un'altra per l'atterraggio e il decollo. Quindi ai monitor, ora vi faccio vedere anche da dove si può,
Scaricare. Per trovarlo dovete cercare i controller 2.0 gate to gate. Praticamente da questa pagina qui sul forum di Avsim voi potete scaricare, ecco qua il link, voi potete scaricare questo tool. Allora, questo tool può essere usato o può non essere usato, dipende da voi. Se siete dei maniaci diciamo della perfezione, o quantomeno volete tutto quanto che sia simulato il più possibile, ok, io ve lo consiglio, però richiede qualche settaggio in più, di cui comunque ora ve lo faccio solo vedere magari in esecuzione. Eccolo qua, io i settings li ho già fatti, ho già inserito SIDSTAR eccetera, ma questa è una cosa abbastanza macchinosa, quindi ora non ve lo faccio vedere. Cliccate prima di tutto su Start AI Controller, che è questo tool che comincerà a leggere tutte le istruzioni riguardanti le SID, le STAR eccetera. Ok, potete metterlo giù in finestra. Start Data Collection. Qui c'è please wait, quindi ci metterà un po'. Ora, allora, vediamo un po' la situazione traffici. Usciamo dall'aereo. Andiamo un po' a vedere com'è. La situazione. Corriamo, va. Allora, innanzitutto tasto destro, se andiamo su i traffic vedete che insomma ce ne sono direi parecchi. Bene, eccoci qua tra il terminal 2 e il terminal 3. Cosa interessante, non so se riesco a farvelo vedere, è che i traffici di UTLive interagiscono con le jetways. Cosa significa? Che praticamente quando un aereo è parcheggiato e sta imbarcando, prima della sua partenza, solitamente la jetway, il finger, è attaccato al portellone dell'aereo, poi si stacca quando l'aereo comincia il pushback. Bene, siamo qui da queste parti. Ora direi che possiamo tornarcene magari all'aereo per accendere la radio. Perché al contrario di Flight Radar 24, UTLive cosa fa? Interagisce con il l'ATC di default. Quindi se voi state facendo, boh, non so, magari un volo di aviazione generale, piuttosto che state facendo un volo e per districarvi tra i traffici che vedete a terra, onde evitare di appunto, che ne so, finire sorpassati piuttosto che scavalcati da un aereo AI, potete comunicare con l'ATC, il quale vi sequenzierà come insieme a tutti gli altri traffici. Oh, là vediamo che mi sembra ci sia un aereo che sta facendo il pushback. Ok, noi intanto ce ne andiamo dentro al nostro bellissimo Piper Cub, che dovrebbe essere qua dietro l'angolo, eccolo là. Bene, saliamo a bordo. Avviamoci. E accendiamo anche direi la radio. Ok, così dovremmo poter sentire teoricamente le comunicazioni. Adesso proviamo a mettere in pausa. Prendiamo il nostro tool, eccolo qua, settings, force landing, proviamo a mettere l'IRF departure to 5. Applichiamo. Allora, come vedete qui, giusto per dare un'occhiata all'interfaccia, abbiamo un po' di aerei.
come vedete qui per esempio pattern RNV06.1 echo, perché avendo io dato le istruzioni sulle seed e le star, avendo fatto la conversione di queste partendo dalle seed e star fornite dalla PMDG, come vedete comunque lui sta cercando di far fare la sta cercando di far seguire una star al traffico. Vedete, RITEB 1 alfa, RITEB 1 alfa per la pista 1.16. Adesso io queste non so cosa, bene cosa vogliono dire queste scritte. Comunque, ecco, diciamo che lui ci sta provando. Sta cercando, vedete, waiting, mentre altri aerei sono per esempio in attesa dell'assegnazione della star. Vedi, speed up, conflict with AI, vuol dire che praticamente lui sta velocizzando la velocità dell'aereo per evitare che ci sia un conflitto con un altro AI. Come vedete, tutti quanti gli aerei in maniera molto diligente stanno andando verso il loro, verso la loro pista. Ok, questa più o meno insomma è la situazione che avete a Fiumicino di martedì mattina alle 11:30. Ora, se io provo a chiudere UTLive e lanciare Live Traffic 24, vedrete che la situazione sarà abbastanza differente. Allora, mettiamo un attimo in pausa, chiudiamo i monitor, quindi stop data collection e stop i controller. Ok, allora adesso lanciamo invece Live Traffic. Siamo tornati fermi, ecco qui il nostro live traffic 5.0.17. Questo qui invece è PSX Sequence Traffic, che serve per appunto prendere i dati di live traffic e farci vedere i traffici a Fiumicino. Ok, ora teoricamente ecco qua, vedete che compaiono un po' di traffici. Questi che voi vedete a terra solitamente sono traffici che lui mette in maniera abbastanza casuale. Cioè, lui comunque di default riempie l'aeroporto dove vi trovate, a prescindere che effettivamente ci siano nelle realtà o no questi aerei parcheggiati, o a prescindere dal fatto che questi aerei prima o poi partiranno o no. Un secondo che voglio vedere un po' sull'anti-alias. No, niente. Ok. Vediamo se su Flight Radar 24 ci sono velivoli in arrivo partenza. Flight Radar 24, ok, ce ne andiamo a Fiumicino. Bene, abbiamo praticamente tutti i traffici che sono in arrivo sulle tre, sulle piste 34 sinistra e destra, con dei traffici che invece si stanno muovendo verso, penso questo verso la 25, questo penso che ci sia atterrato, stia tornando. Ok, quindi questo lo mettiamo giù. Ok, abbiamo questo Vueling, andiamo un po', proviamo a seguirlo. Allora, qui siamo tutti statici gli aerei, vedete che c'è un po' di casino, a parte che non capisco per quale motivo, probabilmente non mi ha ben caricato i parcheggi che io ho generato con Park Pose Generator, che è un tool di live traffic. Comunque abbiamo visto che c'erano un po' di aerei in atterraggio sulla 34 sinistra, e a un certo punto da queste parti dovremmo poterli anche intravedere. Comunque andiamo a vedere quelli che si muovevano a terra. Diciamo che facciamo finta che siano parcheggiati in maniera normale, anche se vedete che sono parcheggiati un po' alla cavolo. Comunque ecco lì un aereo a terra che si muove, lì vedete che ce n'è uno in attesa per il decollo sulla 25. Eccolo qua. Quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista ovviamente quando la situazione aeroportuale è ben
rappresentata su Flight Radar 24, sicuramente live traffic è quello che ci dà di più il senso della realtà, nel senso che ovviamente prendendo i dati da Flight Radar 24, quello che viene visualizzato sul simulatore è sempre fedele alla realtà. Il problema è che non ci sono modelli AI diciamo fatti per live traffic, ma bisogna andare in giro a scaricare modelli. Io ho scaricato quel pacchetto che è stato appunto fatto dai ragazzi di Volo Virtuale in maniera, secondo me, esemplare, che veramente è stato un lavorone, io li ringrazio. Ma nonostante questo, comunque ogni tanto qualche livrea strana ancora si vede in giro. Ora abbiamo visto quell'aereo in decollo di aereo in movimento, eccone lì uno, sembra un Norwegian. Proviamo a fare un passaggio radente per vedere bene che aereo è. Ok, è un aereo della TAP, un portoghese. Vedete che sta facendo sul bel taxi, probabilmente verso la 25 più di decollo, mentre abbiamo un aereo che invece è appena atterrato sulla 34 a sinistra, che sta tornando, sta dirigendo al gate. Ora chiudiamo live traffic. Gli aerei sono spariti, rilanciamo il nostro mettiamo in pausa, va, rilanciamo il nostro AI traffic monitor, eccolo qua, start AI controller, ops, scusate, start data collection, dopodiché andiamo nei settings e mettiamo l'IRF. Allora vogliamo sempre anche qua l'IRF, allora mettiamo, proviamo arrival 34 sinistra e 34 destra, partenze 25, applichiamo. Ok, togliamo la pausa, add-ons, multi-live, toggle aircraft. Ok, ora si sta reinizializzando. Allora, sicuramente i traffici che vengono visualizzati a terra, ai finger, sono molto più realistici come scelta del livreo qui su UTLive rispetto a quello che è live traffic. Perché? Perché lui effettivamente, basandosi su database reali e aggiornati agli ultimi database in essere, questo ve lo posso garantire perché ho fatto qualche prova con controllando appunto quelle che erano le partenze e gli arrivi effettivi sui siti degli aeroporti, e vi garantisco che i timetable sono aggiornati. Allora, per quanto riguarda le partenze e gli arrivi, proviamo a aspettare su all'inizio della 25 e vediamo un po' che succede. Allora, custom weather, ecco, live weather. Ecco perché su Flight Radar 24 avevamo una cosa e qui ne abbiamo un'altra. Ora teoricamente abbiamo totalmente sbaragliato le carte in tavola, perché abbiamo girato i venti. Ok, allora dopo aver settato le piste preferenziali su AI controller, praticamente la situazione
Questa qua. Abbiamo sia dei traffici che partono dalla 34 a sinistra e 34 a destra, sia alcuni che partono dalla 25, come noi gli abbiamo indicato. Quindi aspettiamo ancora un attimo per vedere se effettivamente il controller riesce a prendere il pieno controllo dei traffici, perché probabilmente l'applicazione va fatta lanciare, ed effettivamente questo su alcuni tutorial che ho visto su YouTube viene indicato, questa applicazione va lanciata prima di lanciare il volo, cioè quando voi siete nella vostra schermata che state scegliendo l'aeroporto eccetera, dovete avere già lanciato o lanciare in quel momento l'applicazione che controlla i traffici, quindi prima di essere effettivamente a bordo del vostro aereo o dove siete. Allora, come vedete, questi aerei della British si stanno dirigendo, vediamo un po', eccoci qua, no, gira, non gira, chissà. Ti prego, vieni di qua, oh là, eccoci qua, vedete, stanno venendo verso la 25, come effettivamente sta avvenendo nella realtà qui a Fiumicino. Allora, come vedete, continuano le partenze dalla 25. Direi che questa è un'ottima cosa. Comunque, giusto per farvi vedere, praticamente qui ci sono effettivamente degli aerei che stanno, vedete, final approach and landing, short final, sulla 34 sinistra e la 34 destra. Quindi ciò vuol dire che effettivamente, diciamo, che la cosa sta funzionando. Va bene, io direi che più o meno questo è quanto dovevo farvi vedere su T-Live. Se avete domande, beh, scrivete sul forum, su Volo Virtuale, e niente, cercherò tutti quanti, insomma, cercheremo, ecco, di darvi chiaramente su questo software. Ciao!